Buonasera amici di Grande Musica, buonasera, ben ritrovati qui sulla nostra bellissima piattaforma. Questa sera non sarà una diretta particolare, ma sarà una diretta speciale. Perché speciale? Perché abbiamo avuto una prima metà qualche mese fa, adesso l'altra metà è ritornata per combaciarsi. Di cosa parliamo? Parliamo che il maestro Paolo Mangone, il nostro coordinatore di Grande Musica, ha portato con sé, insieme a Giuditta, la nostra amica Giulia. Buonasera! Buonasera! Buonasera, buonasera, benvenuti! Paolo! Ciao Fausto! Abbiamo unito questi cuori, queste voci? Finalmente ce l'abbiamo fatta, ecco. La prima volta, purtroppo Giuditta era lontana. Giulia era lontana, Giuditta era con me e adesso ci siamo uniti tutte e tre, un trio vincente direi. Vabbè, anche solo con Giuditta abbiamo avuto un grandissimo successo, ricordo 50 persone in diretta, non si capiva più nulla, le visualizzazioni alle stelle, quindi stasera con l'unione di Giulia arriveremo a Sanremo. Sì. Va bene, senti Paolo, io stasera voglio dare un colpo d'acceleratore. In che senso? Voglio partire subito con la musica. Non so, magari qualcuno si aspetta che sai, faccio il discorso. No, stasera voglio partire a razzo con la musica perché abbiamo sete. Abbiamo sete di musica, di grande musica. Ok? Certo. Quindi adesso spero che tu adesso mi presenti il brano e mi fai capire con chi suonerai. O suonerai per tutti e due? Per tutte e due. Partiamo perfetto. Alla grande, con delle doppie voci splendide, una grandissima canzone di Zucchero, un grande successo che sembra molto natalizia, infatti quando è quel periodo si sente tanto, però è bellissima. Noi il nostro Fornaciari. Bravo, e noi partiamo con Così Celeste. Vai! Per tutti voi. Alla grande, vai! Se te
celeste, she's my baby, e mi fa ridere, bestemmiare, e brucia il fuoco, she's my baby. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è mia. Cari amici, che ne pensate? Io non voglio parlare più. Troppo bello, non ho capito chi è che ha bevuto il prosecco. No. Io adesso lo bevo il prosecco. Ah, successo, acqua. Grande successo di Fornaciari nel 1995, che è un successo che è venuto dopo il mega galattico successo di Miserere, che è andata con Pavarotti. Sì, senti, infatti. Paolo, che dire, guarda, abbiamo iniziato proprio alla grande. Beh, molto, una canzone molto intimo, con pochi strumenti. E mi è piaciuto molto l'entrata della nostra Giulia. Sì, è entrata proprio come non so neanche come definirlo, piano piano, in silenzio. Ma senti, allora, abbiamo già 30 messaggi. Io voglio almeno salutare i nostri follower, che sicuramente loro si sono messi comodi. Certo, abbiamo quasi 40 persone in diretta, quindi vi lascio immaginare. Vai. Allora, abbiamo il nostro Sandro Di Stefano, Antonio Genovese, grande musica, il top, ciao Antonio. Alex Samperi, buonasera Sandro. Ah, si salutano, ok. Abbiamo Giuseppe Angelo Montoni, e mi fa piangere e sospirare, è vero, esatto. Parlo di una canzone. Ah, ecco, ciao. Giuseppe, lui fa parte del gruppo Gufi Saccenti, amico di Augusto, e lui è number one perché commenta a raffica, Sì? Ma grande, sì, grande Giuseppe. Grazie di esserci, Giuseppe. Ciao, allora, Giuseppe. Se Paolo mi dice che sei number one, per me sei number one due volte. Perfetto. Sì, sì, un grande. Allora, abbiamo il nostro Gaetano Oliviero. Ciao, Oliverio. Perdonami, Oliverio. Io purtroppo conosco tanti Oliviero, per questo. Ancora ciao, il Giuseppe. Nostro Giuseppe Angelo. Ancora Tatiana Rotondi. Oh, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Scrive. Ciao, Tatiana. Abbiamo Rocco Maggiore. Ciao Rocco Maggiore. Prima volta anche lui, non l'avevo mai visto, sì, nella nostra diretta. Poi abbiamo il nostro amico Silvio Martinez. Ciao Silvio. Ciao Silvio. Buonasera a tutti voi. Un saluto grande a Giuditta e Giulia, al grande maestro Paolo Angone e a te Fausto. Grazie, grazie ciao, Silvio. Oh, abbiamo anche la nostra Roberta Viviani, buonasera a tutti, complimenti a Giulia e Giuditta, voci angeliche, sì, tanta roba. Poi a metà luglio, metà agosto, poi magari chiamo Paolo che mi deve organizzare qualcosa per Natale, insieme a Max Gillo e l'altra coordinatrice. Oh, Paolo, ciao, vuoi leggere questo messaggio per cortesia? Oh, Annaida, saluti da Roberto da Dubai. Wow. Ah, quindi dietro al palazzo, ragazzi, a Dubai. Bello. Ciao carissimo. La Manu, ciao Giulia. Ciao. Volevo salutare Fabio Di Biasi, prima che hai messo in sovrappressione, da Roma, direttamente da Roma. Ah, ciao Fabio. Ecco, se ti interessa tantissimi. Fabio, loro sono bravissime, perché lui, Fabio Di Biasi, lavora All Together Now, lavora a Canale 5, ecco. Ascolto attentamente. Ma non era un altro che lavorava? No, Fabio Di Biasi. Ah, no, ok, allora ricordavo male. Sì. Oh, il nostro amico Patrizio Antico, buonasera a tutti, siete una bomba. Ciao Patrizio, ricordiamo che Patrizio anche lui è un artista. Ciao Patrizio. Siete mondiale addirittura, vedi? Ok. Allora ragazzi, partiamo subito con un'altra canzone e dopo vi devo dire una bella cosa. Ok. Però vi lascio l'amaro in bocca. Abbiamo 40 persone in diretta, arriviamo a 50. Condividete, benissimo, amici. Benissimo, allora come vedete loro sono di poche parole ma di tanta musica, di tanta intonazione, di tante note da esprimere. Poi se volete parlare tranquillamente, però inizialmente lo faccio sempre io, poi si riscaldano e poi parleranno anche. Comunque adesso abbiamo deciso di fare un medley, un omaggio a Loredana Bertè,
di fare due o tre pezzi di Loredana Nazionale, molto, molto divertente, molto bello. Quindi la dedichiamo a tutti voi con, e partiamo con Dedicato appunto a tutti voi. Vai. Lasciarsi andare.
fare sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu, e respirare in alto mare come due uccelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Pensavo che avevo il microfono disattivato. C'è. Un medley stupendo. Ricordiamo quanto che la Bertè. Buona la prima. Che cosa? Che dice? Chi è che parla? Buona la prima, Giulia. No. Fatta al momento, l'abbiamo fatto prima così, durante le prove l'abbiamo fatto. Al volo? Sì, proprio al volo. Fausto, volevo ricordare che siamo anche sulla pagina YouTube, sulla mia pagina Paolo Mangone. Sì. Per chi non ha Facebook, può andare lì sulla pagina YouTube in modo che si possono anche collegare lì. Quindi seguite anche la diretta sulla pagina YouTube, sul canale YouTube di Paolo Mangone. Ok. La settimana prossima ci vedrete anche su Grande Musica. Allora, ricordiamo che la Loredana Bertè, sorella minore di Mimì, la grande Mia Martini. Ah, sì. Anche lei un pilastro importante della discografia italiana e grande amica anche di Renato Zero, se non erro, giusto Paolo? Sì, ma tutte e tre erano amici, poi alla fine con la Bertè non vanno tanto d'accordo adesso, sono un diverso In questo tempo. Ultimo periodo non vanno d'accordo? No, ma è un bel po' già, diversi anni che non va d'accordo, non so perché. Anzi, io sapevo anche che Renato, il nostro Renato Nazionale, aveva fatto anche dei bei gesti nei confronti della nostra Loredana Bertè. Però sì. Forse i giornali, non lo so. Erano amici per la pelle, perché poi quando andavano a Roma, partecipavano a Roma, andavano nel locale, adesso non mi ricordo dove andavano, sì, erano grandi amici, andavano insieme praticamente. La vita è così, Ho visto dei filmati dove Renato Zero praticamente era 40 kg, secondo me. Sì. Era proprio... allora, sì, infatti. Giulia, Giuditta, io devo mostrarvi una cosa. Ci siete? Ci siamo. Ok, siete pronte? Ci siete? Siamo pronte. Guardate. Fuori c'è il sole. Bocca al lupo! Ciao amore, ciao Giuditta, in bocca al lupo per la diretta di stasera. Vi voglio bene, un bacione. Ciao mamma, ciao zia, ci sei proprio riuscita a cantare. Ciao Giuditta, questa sera volevamo augurarvi un bocca al lupo per questa trasmissione che state facendo, anche se non possiamo assolutamente reagire, però insomma coraggio, che siete forti, dai, e aspettiamo un concerto live magari sulla spiaggia, e anche volevamo sentire Amor Mio di Mina se possibile. Ciao, ciao. Alle colombine canterine
in bocca al lupo per questa serata che andrà sicuramente alla grande. Un caro saluto a Giuditta e Giulia e un in bocca al lupo per la splendida serata in grande musica. Siete bravissime, vi stimo tanto e quindi fateci sognare. Ciao a tutte. Ciao Giulia, ciao Giuditta. In bocca al lupo per stasera e mi raccomando, rendete magica questa serata come lo sentite. Ciao Giudi, ciao Giuli. So che stasera incanterete con le vostre voci, ma io già lo so, le conosco quelle splendide voci. In bocca al lupo ragazze, vi voglio bene. Ciao. Ciao Giulia, ciao Giuditta, dai, stasera spaccate, evviva. Ciao sorelle, vi ricordate quando vi ho iscritto a quel concorso? Ecco, da lì avete cominciato il vostro percorso insieme. Continuate così che siete fortissime e sono orgogliosissima di voi. Un bacio grande, in bocca al lupo. Conoscendovi in questo momento sarete emozionate e state piangendo, sono sicuro. Però, dai, asciugatevi le lacrime che dobbiamo continuare a fare la nostra performance. Number one. Lo vorrei dentro. Cosa stanno facendo, Fausto? Vabbè, è bello comunque ricevere dei saluti. Paolo diciamo che ha fatto un riassunto in 10 secondi e... Non fai il mago, Paolo, Allora... È una cosa bellissima. Allora, sì, è una cosa bellissima, perché poi questa è un'idea di grande musica e allora ha detto, guarda Paolo, devi raccimolare dei saluti. Allora, guarda, nel frattempo che voi vi rilassate... Sì. Scusami Paolo, ti ho interrotto, perdona. Sì, volevo dire solo una cosa. Ho chiamato tuo marito, è stato il gancio Daniele e Giacomo. Allora ho detto, racimolate più video e messaggi possibili. Ed eccole qua il risultato. Grazie, abbiamo lavorato grazie, dietro le quinte grazie. Fino a poco tempo fa. E poi vorrei ringraziare anche Sandro, no? Sandro Di Stefano, giusto? È stato lui sì, Sandro Di l'artefice Stefano. Di tutto ciò. Nostro cuore di grande musica, il nostro grande, la grande mano di grande musica. Allora, nel frattempo che voi vi rilassate un attimino, io leggo qualche messaggio e abbiamo altri 50 messaggi. Quindi, allora. Adesso non ce la fanno più a cantare, si devono riprendere un attimo. Vai, leggi. Oh, attenzione un attimo, attenzione, eccoci qua. Ciao ragazzi, hola. Ciao musica. Abbiamo allora il nostro amico Max. Buonasera a tutti. Ciao Paolo, ciao Giulia, Giuditta, ciao Max. Grande Fausto. Non ho fatto tempo io a fare il video, allora volevo farvi in bocca al lupo, un grande in bocca al lupo qua in diretta direttamente. Siete bravissime, quindi poi avete un maestro al vostro fianco che non scherza, quindi potete andare tranquille. E niente, che vi resta dire? In bocca al lupo e come sempre grande musica. Grazie, detto grazie. Da Max, non è poca roba, ragazze, veramente non è poca roba. Grazie Max, grazie mille. Non era nemmeno preparata questa cosa, l'ho visto sotto e l'ho fatto entrare. Una sorpresa. Max, ma tu hai visto queste ragazze, quante persone gli vogliono bene e conoscono la loro voce? Ma ragazzi, c'è un futuro tra i giovani qua, ragazzi, insomma. Prima o poi qualcuno di noi dovrà andare in pensione e ci sarà qualcuno che dovrà prendere il nostro posto, quindi... Che bella questa è pure bellissima, non voglio andare in pensione. Allora, la nostra Chiara, ciao Chiara. Buonasera Fausto, Fabio Di Biasi, applausi da Luigi Palma, Rita Albanese, ancora Giuseppe, Luigi Udilla Benato, meravigliose. Ciao. Mare d'inverno, scrive il nostro Giuseppe, Chiara Bale, dedicato. Gaetano Oliverio, come capogruppo musica nel cuore, Oliverio Calabria Cutro, vi faccio i complimenti, siete bravissime. Vabbè. Grazie. Perdonatemi, Cutro, voi ho abbinato che è in Calabria, Cutro. Sì. Io e Paolo conosciamo anche perché... Ok, io sono come il mare, solitario, ok. Hola. Ah, lui è Sandro. È attivissimo. Complimenti, ciao, siete un trio meraviglioso. Renato Acunso. Ciao Renato, sì. Ciao. Ciao. Ciao Renato. Ciao Renato. Sì, alle prove è venuto, sì. Abbiamo anche il nostro Sandro Di Stefano.
Bruno Cinnamo. Ciao Bruno. Bravissimi, grazie Bruno. Ancora applausi da Luigi Palm. Un attimino che... Chi è Marta Colombini? Ciao sorella, vi voglio bene. Good vibes. Cioè? I don't know. Ah, ok, perfetto. Ciao Marta, la... è vostra sorella, giusto? Sì, quella del sorella. Video. Sì. Ok, ciao sorellona del video che hai fatto i saluti. Non sì. ho capito questa cosa. Cioè, lei vi ha iscritto ad un concorso Canoro? Spiegateci tanti, un po'. Tanti anni nel fa. 2007. No, 2013. 2013, sì. 2012. Ah, e come è andata a finire questa storia? Vai. Allora, abbiamo pensato, abbiamo vinto la prima selezione. Sì. Con una con, que, con che brano? Con che brano? Con Tell Him di Barbara sì. Streisand e Céline Dion. Sì. Pezzetto facile, diciamo. Esatto. Sì. Però è stato bellissimo, è stata la prima volta. Poi Giulia ha sempre cantato e è stata la prima esperienza per me insieme a mia sorella. Quindi è stato molto emozionante. Io ho letto il tuo articolo, il vostro articolo, perdonatemi, ho letto il vostro articolo dove... Praticamente voi vi compensate, cioè quando una va sul palco sente il bisogno di cantare con l'altra. Questa è una cosa che è stata evidenziata nell'articolo ed è una cosa bellissima. Già il fatto di essere sorelle, avere la stessa passione, di avere anche lo stesso bisogno, secondo me... Ma voi non siete gemelle? No. Non siete gemelle, non siete gemelle. No, okay. Sono figlia del postino io. Allora, Cinzia Bonadiman, ciao ragazze, siete una meraviglia. Chiara Guida, viva i giovani. Ciao Chiara, ciao. Ciao Chiara. Chiara ci sta seguendo tantissimo. Ecco. Se fosse possibile ascoltare il minuetto, grazie, da Fabio Di Biasi. Sì, ci proviamo. C'è un pezzettino, ciao a tutti voi, da Renato Acunzo. Abbiamo anche Luciano Seri. Ciao Luciano, buonasera. Ciao grande Luciano da Torino. Sì, sì, Luciano pure ci segue tantissimo. Allora, sì. Ragazzi, passiamo subito alla musica. Adesso cosa mi fate ascoltare? Allora, siamo reduci dalla festa della mamma. Max, quindi... resta con noi ancora sta canzone. Dai, poi te ne vai, dai. Quale se migliore... ti fa piacere. Dai, va bene. Ci quale sto, migliore sto, canzone sto, per no. dedicare alla mamma? Con un bellissimo brano di Sanremo 1992, se non erro, di cui ha vinto anche. Sì. Una canzone di Luca Barbarossa, Portami a ballare. Portami a ballare. Ha vinto per Sanremo, ha vinto. Sì, sì. Sì. 92. Speriamo di farcela dopo questo 92. È lo stesso, dovrebbe essere lo stesso festival degli Uomini non cambiano di Mia Martini, se non erro. Se non sbaglio sì. Se non sbaglio okay. Sì, non voglio sbagliare. Perché video. Il 93 è andato con la sorella Stiamo come stiamo. Mi ricordo perché erano quegli anni belli proprio del festival. Cioè, andavano veramente grandi artisti lì. Sì. E c'era Renato Zero con Ave Maria, mi ricordo. Figuriamoci. Sì. Figuriamoci. Che poi il 94 è andato con Spalle al muro. Questi sono gli anni che mi sono rimasti proprio impressi. Io avevo 13 anni e 14 anni, quindi... Allora, te ti è rimasto impresso un po' tutto, dopo che ho saputo da un tuo amico, e anche mio, da un paio di anni, sì. Che... ti ha raccontato sicuramente la prima volta. Allora, che suona. Rubo 10 secondi. Mm. La storia musicale di Paolo Mangone. A quattro anni, senza aver mai visto un pianoforte, mette le mani e suona Tu scendi dalle stelle. Breve storia, stupenda. Vai con la canzone, vai. Non riesco più a parlare di fronte.
guardo quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi. Di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai, mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sulle tre. Dai, mamma, dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto, anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono e vorrei saperti più felice, sì, vorrei dirti molte più cose, sai, mamma, sai, questa vita mi fa tremare e sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao, mamma, ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola, allora ti porto via. Giulia, è stata dura. Brava. Grazie. Beh, l'hai cantata in una maniera molto... Forse sei andato oltre l'intimità, sei andata. Adesso mi sì, piace. È bella. Sì, sì, è praticamente... Allora, loro hanno una voce differente tra di loro, ma insieme si compensano. Perché lei c'ha una voce molto calda, dalle tonalità un po' diverse, sta bene proprio nelle voci medio-basse, c'è una voce calda. Lei invece va più su perché anche, ha studiato anche, quindi riesce a toccare determinate note, no? E quindi insieme davvero sono una fusione perfetta. Io le conosco da ormai tantissimi anni, adesso quanti anni sono? Proprio tanti. Senti. Abbiamo collaborato anche tante volte insieme, ma dico che oltre a delle brave cantanti, sono veramente delle brave... persone, delle brave ragazze, lo posso dire altamente, lo posso dire forte, lo conferma anche mia moglie sicuramente. È indiscutibile, sicuramente le loro qualità canore sono indiscutibili. No, ma io penso che loro non è che toccano le note, io penso che lei in questa canzone abbia toccato il cuore proprio l'anima. Di molti di noi. Sì. Perché sì, veramente vabbè, giustamente magari qualcuno può pensare, vabbè, tu sei il direttore di grande musica, devi fare pubblicità, devi fare questo. Io penso che veramente l'ha cantata in un modo particolare, dove è entrata ovunque. Sì. Cioè, io penso che in ognuno di noi lei è entrata in questo pezzo. Con questo pezzo. Credo. Max, sto sbagliando. Posso
No, guarda, proprio volevo dire una cosa a Giulia su questa canzone. Io, guarda, Giulia, Giuditta, e anche non sono uno che sono tanto bravo a parlare, sono più bravo a cantare, però posso proprio dirti che con questa canzone che tocca molto l'animo delle persone, soprattutto per chi magari ha la fortuna di avere ancora la mamma e chi non ce l'ha più, però sei arrivata talmente al cuore che con questa canzone sicuramente qualsiasi persona che ha chiuso gli occhi dentro al cuore con questa canzone ha potuto riabbracciare la sua mamma. Complimenti. Grande Max. Belle parole. Bravo. Apro e chiudo parentesi, io la mamma non ce l'ho. Quindi lo so Fausto. Quindi ok. Ho chiuso la parentesi, perfetto. Quello che ha detto. Allora, Max. Continuiamo. Bene. Allora. Bene. Io vi 30 messaggi. Saluto ragazzi. Max, ciao Max, è stato un piacere, grazie di essere entrato e di aver salutato sempre, le nostre artiste. Dimmi. È sempre un piacere, un piacere restare qua con voi su Grande Musica. E, ragazze, mi raccomando, orgoglio e voce alla grande. Paolo, non ti devo dire niente perché so che ti devo dire. Paolo, ti dico solo, smettila solo di suonare in playback. Vabbè, no, vabbè parte stacco tutto. Battuta, un giorno scopriremo che sono in playback, Paolo. Lo scopriremo un giorno. No, parte gli scherzi, complimenti ragazze. Un bocca al lupo. Ciao Paolo, ciao Fausto. Ciao carissimo. Come sempre, grande musica. Ciao, stanotte poi ti stalkerizzo. Un abbraccio. Ciao. Assolutamente ciao, ti aspetto. Ciao. Ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, fammelo salutare, altrimenti. Oh, Maurizio Merola, grande ciao, amico Maurizio. Mio. L'altra volta non sono riuscito a salutarlo perché ho avuto 500 messaggi e non potevo salutarlo. Ciao Maurizio, grazie di esserci questa sera qui con noi. Visto che belle voci che c'hanno queste ragazze. Allora, ancora Gaetano. Poi abbiamo Loris Finato, bravissimi, ma soprattutto brava Giuditta. Ciao Loris, grazie. Chiara, ancora buonasera. Adriana, Alexa, ciao. Ciao Adriana, sempre fa parte del gruppo. Ah sì? Ok, tanti saluti. Oh, la nostra Stefi Nessi. Ciao Stefania. La grande voce di Stefi Nessi. Ciao Stefi. Inferma Cilingo, Max, ciao. Ok. Avete scaletta per le canzoni? Sì, allora, abbiamo la scaletta. Allora, su Grande Musica gli artisti presentano la loro scaletta, che poi se si ha la fortuna di ritrovarsi nella scaletta una canzone da voi richiesta, è tutto bene. Giustamente, io è una cosa che ho voluto io fortemente, perché un artista si sceglie le sue canzoni per trasmettere realmente quello che ha dentro, come questa canzone che ha cantato la nostra Giulia e praticamente ha distrutto tutto. Ok, viva i giovani, scrive Chiara. Roberto, Renato Acunzo, ciao a tutti voi. Ancora Luciano Seri, Luigi Palma, ciao mamma, ciao. Continua a scrivere. Sì lui va è bene. Attivissimo. Oh, la nostra Costanza Forciniti, buonasera a tutti, complimenti davvero. Ciao Costanza, ciao, anche lei è molto presente sulla nostra piattaforma. Oh, la nostra amica Sara Ramella, ciao Sara, ciao. Se vai un messaggio dietro a Costanza c'è un altro bellissimo una bellissima persona, chissà chi è. Vincenzo chi Colombini, è? Chi è Vincenzo Colombini? Chi sarà mai? Grandi ragazzi. È il papà. Giulia, giusto? Sì, okay, ho sbagliato perfetto. A scrivere. Okay, no, io molte volte ho paura perché io perché se mi freno ogni tanto. Per questo. È il papà. Ah, il papà, il creatore di queste stupende donne. Che bello! Ciao papà di Giuditta e Giulia, ciao! E complimenti. Oh, abbiamo il saluto del nostro grande Sergio D'Arpa. Ciao Sergio, da Sergio Lume. D'Arpa. Colui che praticamente ha, come si può dire Paolo? È impersonator di Franco Califano. Mamma, cioè proprio praticamente è Califano. È il clone, è il clone. Sì. Brave ragazze mie, sempre un'emozione sentirvi. Ok, partiamo con papà, la musica. Bene, allora prima ha cantato una bellissima canzone
Giulia, adesso tocca a Giuditta, una canzone di De Gregori ma rivisitata dalla Mannoia, e anche questa è bellissima, una meravigliosa canzone, Sempre e per sempre. Vai. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai. Sempre per sempre tu, ricordati, dovunque sei, se mi cercherai. Sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverai. Visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sei più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi ma non può perdersi mai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Giuditta, per voi. Grazie. Che c'è da dire, Paolo? Ah, niente, proprio niente. C'è da dire che ci vuole qui... un esorcista, ci vuole veramente qua. C'è da dire che qui c'è tutta la passione che ci mettono e si sente. Anche perché c'è da dire che non lo fanno per professione, no? Questo è importante, perché qui è solo passione, amore per quest'arte, per la musica, e quindi lo esprimono in questo modo qui. Tante guardi, volte, sai, le persone che non lo fanno per mestiere, lì sono c'è più meccanica, no? Cioè un artista deve fare il proprio lavoro e lo fa. Qui no. Sì, va a valutare il fattore tecnico, certo. Bravo, certo. Qui invece c'è proprio l'espressione, la massima espressione. Vabbè, io penso che si è notato questa cosa, anche perché stasera non sono per niente sprint,
proprio perché avevo voglia di mettermi comodo, no? E molte volte sono super gasato, invece stasera ho pensato bene di rilassarmi, perché già sapevo che andavo incontro a delle voci stupende che sicuramente avrebbero arricchito gli animi di tutti noi, sicuramente, certo, come avete fatto specialmente in questi ultimi due pezzi. Allora, altri 30 messaggi, no, 20 messaggi. Dai, leggiamo allora un'altra cosa, vediamo un po' chi ci è venuto sì, a trovare. Sì, sì, sì. Oh, Sandro, grazie a chi ha accettato l'invito in questa magnifica serata. Grazie, vi mando un grande abbraccio. Ah, quello non l'ho letto, Sandro Di Stefano, ovviamente. Sì, Sergio sì, ci saluta. Silvia Passarini, amica mia, sei bravissima. Bellissimo. Grazie. Monica Olivieri, ah, quel cognome si trova, Olivieri. Sì. Sempre per sempre della stessa parte, mi ricorda qualcosa. Allora, questa canzone, esatto, io la volevo proprio dedicare a Monica, che è stata la mia prima maestra, che mi ha coinvolto nel coro del paese e so che bello, ama questa canzone. Ciao Monica, grazie. Monica, ciao, Monica. Monica faceva parte, era nel video, quella che era in macchina. Che guidava, sì, lei. Ah. Anche lei, sì, infatti io ho mandato un messaggio molto sì, era sì, determinata proprio. Sì, sì, infatti. E stamattina alle 7 io ho mandato un messaggio quando sono andato al lavoro, ho detto Monica, guardami, perché mi è venuto in mente così. Ho detto Monica, mi serve un videomessaggio 10 secondi. Ok, verso le 10 mi ha detto guarda Paolo, sono un attimo impegnato, ho detto guarda, al volo proprio, dove ti trovi, l'ha fatto in macchina proprio. Quindi come tac, al momento, infatti. Bene, è venuto bene così. Allora, ancora un ciao a Monica e grazie di esserci. Ciao Monica. Ciao Paolo, sei un grande, ciao. Grazie. Fausto. Ma siete bravissime, Adriana, Alexa, Annaida, ciao, arrivederci a tutti. Ciao Annaida. Ciao. Piero Show Voice, ciao Fausto. Ciao Piero, ciao, 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 ciao. Io ci sono da poco su Facebook, sto trovando un sacco di persone brave, meravigliose, io raccolgo emozioni, grazie. Grande maestro, hai un tocco con quelle mani. Grazie. Grande Giuditta, grande Giulia, un grande saluto ad Augusto Baldini. Ciao, Augusto. Il nostro Augusto Baldini che da poco è entrato nella famiglia di Grande Musica in qualità di coordinatore. Esther Colombini, chi è Esther? È un'altra sorella. Quante sorelle siete? In quattro. Ah, sono cresciuta ascoltando le vostre voci, ma ogni volta è un'emozione nuova. Ciao, che film che spa. Sorella preferita attualmente. Ah, è in codice. Ah, quindi è un acronimo. Bellissima. Ma deve sapere che canta anche lei, canta anche sì, Marta, canta molto, cioè sono tutte canterine le sorelle Colombini. Sì? Sì. Sì, arriviamo da mamma e papà che cantano molto bene. Bravissima Giuditta, complimenti maestro. Grazie, da Sergio D'Arpa. Patrizia Gaita ci saluta, o fa un applauso perché non è stato visualizzato nulla. Oh, guarda chi c'è qua. Oh, mister Andrea Contucci! Ciao! Ciao, Andrea! Il nostro grande Andrea. Ma dove sei? Vienici a salutare, Andrea. Va, entra, Andrea. In diretta, dai, vienici a trovare, vieni. Vienici a salutare, dai. Allora, ancora che continua a scrivere, saluto a tutto il mondo, Andrea Contucci. Quanti complimenti, guarda. Daniela, eccolo qua. Andrella. Mi mancava, lo aspettavo. Ciao. Chi è Daniela Andrella? È mio marito. Oh, ciao marito! Stava anche nel video, o sbaglio? Sì, sì, con sì, la figlia. Con mia figlia. Ah, sì. Molto, molto timido. Ciao ragazze, come sempre fate emozionare, grazie mille. Ciao Gianni. Gianni Montarini. Poi abbiamo Anna Battista. Ciao Anna, bravissime. Ciao okay. Anna. Come vogliamo procedere, Paolo? Allora adesso facciamo un'altra cosa un po' più movimentata, un grande classico dei New Trolls, beh, che cantiamo tutti, che... ecco, Maria Grazia da Rocco, meravigliosa, cioè, io Giulia, non è che parlo giapponese. Hai colpito il cuore.
Zang. Grandissima Giulia. Vabbè. Allora, salutiamo anche Publi Web e Fuori la Voce, i nostri media partnership. Vai Paolo, vai. Ok. Allora, un grande classico, come dicevo, dei New Trolls, che cantiamo tutti, che canteranno tutti, che hanno cantato tutti, ed è sempre bello ascoltare questa canzone. Che è e che canteranno tutti adesso. Anche adesso, da casa, mi raccomando, quella carezza della sera. Soprattutto papà. Ragazzi, allora, vai, 50 persone in diretta vi stanno ascoltando. Vai, vai, ascoltateci. Solo grande musica. Sentivo le voci, dimenticavo i miei giochi e correvo lì, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarci. Io sono cena, lei mi spegneva la luce ed andava via, io rimanevo da solo ed avevo paura, ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Dai, tutti insieme anche da casa, vai! Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me, non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di sembravano eterne. Chiedevo a mia madre dove eri tu. Quando chiedevo a mia madre dove eri tu. Che cos'è quell'ombra negli occhi suoi? Io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi. E volevo pensare che mi manchi. E cominciavo a pensare mi manchi tu. Ancora tutti insieme, vai! Non so più sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me, non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura. Sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me, non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Paolo, quella carezza è caduta la cam, forse, guarda, ti vedono un po'. Oh sì sì sì, guarda, si è mosso tutto qui. Secondo me si è emozionata pure la cam, si è emozionata. Aspetta che vado ad aggiustare, vai vai vai, parla con le ragazze, parla con le ragazze.
Allora, le vibrazioni, guarda, fa spostare tutto. No, mi è piaciuto molto. L'ultimo finale. Siamo dai in là. Allora, abbiamo altri 30 messaggi. Allora. Eccomi qua. Aspetta. Perfetto, aggiustato. A posto? Vai, le vibrazioni qua si muove tutto, La musica. Ok, Esther Colombini l'abbiamo letto. Beh, abbiamo fatto anche il finale a sorpresa, perché non l'abbiamo provato sto finale. Tre voci a cappella. Oh, ma... Sì, ma è stato bello. Ma noi possiamo fare tutto, cioè, al momento, anche per loro, cioè, una sorpresa anche per me. Ci sono anch'io, scrive Barbara Terlizzi. Barbara Terlizzi, ricordi Paolo, la nostra follower? Sì, che abbiamo fatto entrare la diretta scorsa. Ah, ciao. Ecco, sì, non ricordavo più. Ciao Barbara, ciao, benvenuta. Elena Bellomi, siete meravigliose ragazze, due voci meravigliose. Elisa Boin, dai pupette, noi tutte qui incollati al televisore. Addirittura immagino. In televisore. Hai visto? Grande, ciao, grande gnocche, Andrea Passarini. Questo è uno zio nostro. Ciao zio di Giulia e Giuditta. Applausi da Palma Luigi e da Giuseppe Angelo Montoni. Oh, abbiamo anche qui il nostro Luciano Viscido, che andrà in diretta, se non erro, il 24. Io mi dimentico sempre. 24 maggio sarà con noi, una bellissima voce molto particolare, calda, voluta fortemente dal sottoscritto e poi è stata confermata da tutti i coordinatori. E lo confermo anche adesso in diretta. Molto bravo. Wow, davvero. Insieme siete meravigliosi. Flavio Vincenzi, bravissime. Grande Paolo e bravissime le donne. Grazie Bruno. Un sorcino lui è un fan. Bruno Corigliano, già qualche volta ci ha scritto. Ha seguito. Segue le mie dirette e poi ci viene a trovare anche qui. Ciao lui, Bruno. Lui è Massimo Nardi, capogruppo del gruppo di Augusto Baldini, il capogruppo dei gruppi saccenti. Lui da Napoli. Massimo, vienici a trovare. Lui è da Napoli, è un grande. Ah, quindi siamo anche vicini, Massimo, hai visto? Vienici a trovare Massimo. Lui è il capogruppo proprio attivo. Paolo, ho salutato prima Fausto perché l'altra volta ha detto che non lo salutiamo mai. È vero, a me non mi ha salutato mai. Tranquillo. Niente. Piero, tranquillo. Io c'è da dire, Piero, che io sono anche un po' geloso. Non sto suonando, non sto cantando, nessuno mi calcola, almeno una strigliata vado. Salutato pure a me. Grande Piero. Sì, simpaticissimo, sì. Adriana, Alex, ma dove eri finito? Non so con chi ce l'aveva o con chi ce l'ha. Adriana, Alex, ero a preparare. Ah, sì, ok, si parlavano tra loro. Luciano Viscido, brevissimi. Massimo Nardi, facciamo un salto qua, uno là. Oh, Luca Palma, ciao ragazzi e complimenti alle sorelle Colombini. Ricordiamo Luca Palma, direttore di PubliWeb. Luella Mazzara, direttore e coordinatore di Fuori la Voce. Buonasera ragazzi e ragazze. E Luella, ciao. Ciao Luella, quando vieni a trovarci? Perché non entri? Vieni a salutare? È tanto tempo che non ci sei, dai. Sì, vabbè, ha avuto un piccolo stop. Sì. Un piccolo stop. Allora, siamo in diretta anche su Grande Musica in moltissimi profili, pagine, format, gruppo. Ok, siamo un po' in giro per il mondo. Ovunque. Ci hanno anche salutato da Dubai, quindi quando siete in diretta il giorno del mio compleanno? Dimmi, quando è il tuo compleanno? Te lo dico subito. Giuseppe, scrivici. è fenomenale. Scrivici perché abbiamo altre 500.000 dirette a maggio. Secondo me Paolo e Max dormiranno in diretta, secondo me. Sì, ma noi non molliamo. Stefano sta facendo il tifo in piedi sul divano con la parrucca. Elisa Boin, no, questa non l'ho capita. Sì, è quello del video. Giuseppe Angelo Montoni, il 24 maggio. Ah sì,
Sì, siamo in diretta e abbiamo il nostro Luciano Viscido, il 24. 24. Bene, avremo anche modo di farti gli auguri allora, Giuseppe, quel giorno. Basta che ci scrivi, o scrivi a Paolo, scrivi a me, o scrivi a Grande Musica, così ricordiamo di farti gli auguri. E così Paolo mi fa anche un accenno a pianoforte dei tanti auguri, no Paolo? Sì, tu sì. Che non hai mai fatto un matrimonio in vita tua, mai una comunione, mai un battesimo, mai. Quindi studiatela, tanti auguri a me. Sì, c'è anche Isa Maron. Ciao Isa. Ragazzi mi mancate, ma prossima diretta intro, belle e brave le sorelle, un abbraccio a Paolo e complimenti al grande Fausto. Grazie Luella, grazie. Ciao Luella. Meno male che ciò che mi fai i complimenti, guarda. Certo che è bello. Andrea Contucci, portate pazienza, se non entro in diretta sono già pigiamato a letto che guardo. Grande. Sei un mito. Fausto, sabato ci embriagamo. Ehi Cicco. Cicco Russo. Questo qua è storia. Questo fa parte della vita di Paolo Mangone. L'altro giorno mi ha raccontato tutta la vita di Paolo Mangone, un'ora all'impiedi, dove lui parlava della meravigliosa esperienza di vita musicale che ha vissuto con Paolo. Altrimenti scherzavo prima, Paolo ha cantato un po' in tutta Italia e forse c'ha un migliaio di festini alle spalle e di concerti nelle piazze. Allora, ciao ragazzi, ci sono anche io, Barbara Delizia, abbiamo letto già. Isabella Bianchi, buonasera a tutti voi. Ciao, perfetto, ok. Allora andiamo avanti, cosa ascoltiamo? Allora, noi siamo quasi alle battute finali, diciamo. C'è un meraviglioso brano tradizionale, se non sbaglio scozzese dovrebbe essere, o inglese, non mi ricordo, o americano addirittura. Comunque lo conoscono in tutto il mondo, lo conosciamo anche noi, ed è un canto tradizionale e si chiama Amazing Grace. Ok. Paolo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Whose grace that taught my heart to fear, and grace my fear.
that's now I see. Non ho capito chi è che stava un'ottava sopra, Giulia o Giuditta? Giulia. Giulia, quindi... Sì, sì, sì. Spettacolo. Spettacolo sì. Proprio. Questa canzone, quando la cantano loro, viene i brividi anche a me. Devo essere sincero, perché la cantano proprio con passione. Cioè, immaginate voi che state lì, no? Che arriva il suono diretto con le cuffie, perché ascolto con le cuffie e ve lo consiglio. Però immaginate che io sono qua, che ascolto con le cuffie, però comunque sento vibrare... le loro voci, le loro note arrivano. Senti, io sto leggendo un messaggio un po' particolare. A tre persone devo tutto: Nat Flamigni, Paolo Mangone e Danilo Sacco. Cioè, mi ha messo tra due grandi. Nat Flamigni è un bassista fenomenale. Sì, sì. Danilo Sacco, sappiamo, ex frontman dei Nomadi, ma sta facendo un percorso da solo, da solista, ed è bravissimo. Posso essere orgoglioso di questo, felice. Mi hai fatto, cioè mi hai messo in mezzo proprio a dei grandi. Grazie, Cico. Ma sei, ricordiamo sei che Cico. Grazie, grazie. Cico è molto amico di Nat e di Danilo, quindi questo posso confermare io in prima persona. Infatti c'è la sorpresa di Danilo Sacco dei Nomadi, sì. Ti confermo, Giuseppe, che se parliamo della stessa persona. Luca, in una nazionale degli USA? No. No. No, è molto simile, però diciamo l'intro era simile. Per te, Adriana, io vi invidio. Che voci, brave. Che state combinando? Per fare, più tardi a me la pasta e fagioli piace, con le cozze. Capito? E con il prezzemolo. Io già so che tu stai organizzando la cena già per dopo. Dici già a tua moglie: senti, ma dopo ti devo dire che arriva un profumo da giù e noi siamo qui. Vabbè, diciamo che per chi mastica un po' la musica sa benissimo che prima di cantare non si mangia. No. Da pelle d'oca fate vibrare l'anima, Silvia Passarini. Grazie, Silvia. Un bravissime da Bruno Corigliano. Le voci di queste ragazze, ascoltate con le cuffiette, giuro, fanno sognare ad occhi aperti. Che meravigliose voci. Massimo, tantissima proprio. Vabbè, immagino che sei di Napoli, il nostro caro Massimo, anche a Napoli non è che scherzano. Wow, da brividi, ma dove le avete trovate? Direttore di PubliWeb scrive: dove le avete trovate? Che succede, Paolo? Che succede? No, dimmi. Ci stiamo accordando perché stiamo facendo una variazione di scaletta. Sai, gli artisti improvvisano. Sai, Fausto, devo tornare a casa entro le 22. Anche perché lei deve rientrare, quindi. Va bene, ok. Allora, facciamo l'ultimo pezzo? Le due canzoni. Ok, perfetto. Sì, sì. Cosa ci fate ascoltare? Vai. Presenta, vai. Presento io? Vai. C'è proprio la patata bollente. E è una canzone di Francesco De Gregori che ha rifatto Tiziano Ferro, mi piace moltissimo, e insieme a Paolo vi faremo sentire Rimmel. Vai. Cosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte, chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia.
l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirmi a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo e puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Voglia di vivere e dolce venere di rime, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io senza capire ho detto sì, hai detto tutto quel che hai di me. Sì, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi dirmi a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Grazie al maestro Paolo Mangone. Grazie. Brava Bubi. Complimenti, complimenti. Allora, grazie. Adesso cosa ascoltiamo? E allora, adesso vediamo se la trovo un attimo. Dopo non vi... quando loro andranno via, fermatevi un minuto che vi parlerò delle prossime dirette, che sono tantissime. C'è anche una sorpresa per fine mese. Non so se... Basta. Vediamo sorpresa. Un attimino, se qualcuno... Voglio fare una domanda ai nostri follower. A chi piacciono gli anni 60, 70 e 80? Sono gli anni più belli. Direi... Che domanda. Direi in tutti i sensi. Vediamo cosa rispondono. Direi proprio in tutti i sensi, sia musicalmente, sia... proprio l'epoca, il periodo, secondo me sono gli anni più belli. E poi arriviamo al 2000, ma che ne sanno i 2000, giusto quella canzone? Nulla da togliere a questa nuova generazione, ma noi abbiamo avuto la fortuna di vivere dei momenti belli, delle epoche belle. Io dico epoca perché sembra vicino, ma è lontano. Cioè io ho 40 lontano, anni, no, 40 dai, anni, mamma mia. Quasi. Mamma mia. 41 anni. Siamo vabbè, giovani dentro. Siamo giovani, la musica ce n'è da giovani. Siamo i giovani. I giovani. Scusate. I giovani. Allora, detto che poi si riscaldavano. Alla fine. Sempre così, ormai le conosco. Spero che quando vengo a Verona, cioè quando verrò a Verona a giugno, spero che non ci sarà il coprifuoco, magari possiamo fare musica fino a tardi. Esatto. Speriamo, dai. Organizziamo una bella serata musicale con tutti gli artisti che hanno collaborato, vediamo di ritrovarci tutti insieme. Ragazzi, qua arrivano altri messaggi, ma non li leggo, li faccio passare sotto perché... Vai, vai.
Vediamo un attimo la tonalità, perché questa qua non l'abbiamo provata. Vediamo un po'. Improvvisiamo anche noi. Un po' più bassa. Ok. Allora, nel frattempo, questa canzone di chiusura la dedichiamo a tutti voi, perché secondo me è una canzone d'amore meravigliosa del grandissimo Elvis. È proprio, secondo me, la canzone d'amore. E quindi ve la dedichiamo con tanto amore. Con tre M. E un H. Come si dice a Napoli, amore. Buon ascolto. Vai. Non mi sbagliavo nel dire che incantano. Complimenti, complimenti ragazze. Allora, che no, niente frittura, fa male a quest'ora. Non si mangia frittura. No, è una canzone scelta per il gran finale. Allora, quindi lo facciamo un bel finale? Sì, dai. Signori, non chiudete, perché poi dopo vi parlerò un po' delle prossime serate. Gli appuntamenti.
chiamo te? Sì, 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 ti accompagno io, Giulia. Fai il mio nome così ci arrestano subito. Allora, prima di fare l'ultimo pezzo, io parto io, poi lascio la parola a loro. Io volevo ringraziare fortemente loro due, perché in questo periodo sono molto impegnate col lavoro, poi si dovrà sposare il fratello, quindi non avevano proprio tempo materiale. Poi io siamo andato a fare le prove per il matrimonio. Ho guardato Giuditta, perché Giulia poi bene o male voleva. Ho guardato Giuditta, dai. L'ho guardata così, ho detto, per favore, mi dedichi 2 ore della tua vita? Anche perché abbiamo contrattato per 2 mesi per averle qua stasera. Sì, per 2 mesi, infatti. Hai visto quando te l'ho detto? La settimana scorsa, un altro po' te l'ho detto che veniva. Sì, sì, sì. Perché ti dicevo sì, no, sì, no. Calcolo allora che su Grande Musica si entra almeno 20-30 giorni prima. Altrimenti non puoi fare le serate. Paolo vi ha super raccomandato a livello di serate. Poi giustamente io vi ho voluto, perché poi giustamente vi avevo ascoltato. Allora ha detto, mi dedichi 2 ore della tua vita? E lei mi ha risposto, proprio perché ti voglio bene. Proprio perché te vuoi ben, me l'ha detto in dialetto. Vengo. Ah, ha detto grazie. Meno male, meno male. Ne passa però quella pena, no? Quindi ringrazio per avermi dedicato 4 ore, perché 2 ore di prove, 2 ore di... perché loro sempre prove, hanno proprio quest'ansia che poi non basta, cioè non serve fare le prove con loro, perché sono brave, però hanno questa cosa che devono provare, però vabbè, è giusto anche così no, si vabbè, più è un segno di professionalità, certo, credo che sia giusto. Certo. Comunque vi ringrazio vivamente davanti a tutti, davanti ai follower, davanti veramente a tutti, di cuore, di aver accettato il mio invito. Per me, lo sapete quanto ci tengo a voi e quanto sono felice quando sono con voi. E grazie. Grazie, grazie a te. Grazie della fiducia. Certo, sempre. Ho creduto sempre in voi, forse voi in voi stesse di meno, ma io credo più in voi. Grazie Fausto per, come sempre, l'opportunità che dai ai miei artisti, come dai altri. Decidiamo insieme chi è che certo. va in diretta, quindi Paolo, grazie va a tutto lo staff di Grande Musica. Certo, e grazie a te per l'organizzazione e per l'opportunità che dai a tutti quanti noi. E niente, passo la parola se volete salutare i vostri amici da tutti. Vai. Certo che chiudere con 50 persone in diretta. Visto, perciò. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a te che ci hai invitato e per questa serata, per queste emozioni anche per noi che ci fai vivere. E passo la parola a Giulia. L'ho detto, loro sono timide. Cioè. Però sono sorridenti, questa è una cosa bellissima. Vi ringrazio tutti, Fausto e tutta l'organizzazione di Grande Musica, a Paolo in particolar modo, e soprattutto perché questo video di questa sorpresa veramente mi ha toccato il cuore, adesso piango ancora. Io lo sapevo, perciò ho mandato quel video mio finale, ho detto adesso non piangete. È stata un po' dura dopo cantare, però davvero è vero quello che dice Paolo, ci mettiamo il cuore e sono felice di essere stata qui con mia sorella accanto e non distante. Uh-huh. E niente, insomma, grazie a tutti quelli che ci seguono e veramente grazie. Quando mi mancano le prove con Paolo e i provini, quando ti devo per la benzina? Sì, ma il fatto con Cico Russo non era solo le prove, era pure le dopo prove che andavamo a mangiare. Io ho paura di chiamarlo un giorno in diretta, perché secondo me inizia a parlare di te e finirà dopo 3 ore. Perché... Abbiamo tante cose da raccontare io e Cico. Sì. Sicuramente quando scenderai giù, a parte se non mi chiami, è meglio che sparisci proprio. Anno 2007, mi devo sposare, un concerto giù a Matinella. Praticamente abbiamo fatto le prove, no? Prove. Io già avevo comprato il vestito, ho fatto le prove, ogni sera pizza e birra, ho dovuto spostare il bottone il giorno prima. Sì, me l'ha spiegato per un mese tu. Pensa te. E quindi ringrazio mia moglie delle opportunità che mi dà sempre, perché anche durante il matrimonio praticamente mancavano 15 giorni prima di sposare, sono andato giù a fare il concerto, quindi pensa
quanto è brava Tatiana, che mi dà Tatiana comunque l'opportunità. Ti devo dire la verità, Tatiana, sì, superstar. Una frase che ha detto Cico è stata: Paolo non ha una moglie, ha un angelo. Testuali parole, testuali parole. Cioè, mi devono fulminare se ho detto una bugia. Infatti, guarda, l'ha scritto anche nel messaggio: Tatiana, ti amo. Guarda l'ultimo messaggio. È vero, è vero, è vero, è vero. C'è questo. Guarda, vedi, Tatiana, ti amo, grande sorella, è vero. Sì, sì, sì. Mo ho parlato delle tavolate. Vabbè, lasciamo stare i particolari, che ho pure fame. Sì, allora, ragazzi, io vi ringrazio di essere stato qui su Grande Musica, perché è un non è da tutti mettere piede su Grande Musica. Già il fatto che Paolo, quando mi presenta un artista, io per una questione di rispetto nei confronti degli altri coordinatori faccio girare gli artisti e farli valutare, però ovviamente non è mai stato negato un solo artista che ha portato Paolo su Grande Musica. Grazie, quindi faccio i miei complimenti, siete stati eccezionali, grandi emozioni e fortunatamente ho gli occhiali a specchio perché un paio di pezzi mi hanno un po' preso, quindi sì. Va bene, ok. Ai nostri follower non andate via, perché appena finiscono, chi è che canta? Tutti e due, giusto? Sì, sì, sì. Appena finiscono di cantare, io vi leggo un po' sta carta, è importante. Fausto, Paolo, sì. Sono stanco, si vede. Giorno 14 tu con Giorgio. Giorno 14, Giorgio. Serata swing con Giorgio Carraro, all'insegna dello swing, molto bello. Ok. Andiamo avanti con la musica. Ok, noi vi salutiamo con questo pezzo bellissimo. Non andate via, signori, Non andate via dopo, perché appena finiamo vi leggerò gli appuntamenti, dove ci sono anch'io altre due volte, quindi mi dovete sopportare ancora. Tre addirittura. Va bene. Comunque vi salutiamo con questo pezzo bellissimo dei Beatles, che hanno fatto la storia. L'ho richiesto io questo finale perché non era in programma, infatti nella scaletta non c'è. Vi salutiamo con Lady B. When I found myself in times of trouble and Mother Mary comes to me, speaking all the wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking all the wisdom, let it be. And let it be. Let it be.
there is still a light that shine on me. It shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sigh of the music. Mother Mary comes to me, speaking love and wisdom. Ciao, buonanotte. Ma dannate, dannate. Mi fanno la multa, cioè, qua, devo tornare quasi, a casa. Quasi è scatenato l'inferno. L'inferno, si è immagino. Cioè, ragazzi, dopo l'ETB non potete andare a letto, assolutamente. Chiamiamo i carabinieri, la polizia, guardia di finanza, il capo di Stato. Dopo l'ETB non si può andare a letto, ragazzi. Se conoscessi qualcuno. Va bene, va bene, va bene. Allora... io vi lascio andare via, vi lascio andare a riposare, sicuramente dovete mangiare qualcosa perché sicuramente adesso ne avete bisogno. E grazie ancora, grazie al maestro Paolo Mangone. A te. E io mi trattengo con i nostri follower giusto un massimo di 2 minuti e per parlare un po' del nostro calendario di maggio e poi chiudo anche io, va bene? Questo allora è il motivo perché se la gente si è scatenata vuol dire che ci dovrebbe essere un ritorno, quindi dopo l'estate io direi che torniamo qui. Che dici? Sì, assolutamente, assolutamente. Sì, non c'è neanche bisogno di chiederlo, vi dico già metà settembre, vi dico già. Dopo l'estate perché qua fa caldo, cioè, l'altra volta abbiamo fatto una diretta con loro due, ho messo il ventilatore così stava giù di te già. È probabile anche che la facciamo lì dove siete voi, con un bel locale in aria climatizzata, possiamo, bello. Magari ecco. Ci organizziamo. Invitiamo tutti gli artisti di zona. Si può fare, come no? Va bene, senza problemi. Ok. Vi auguro ancora una buona serata, grazie. E grazie. Grazie. Ciao grazie a tutti gli amici ancora in diretta, ciao a grazie, tutti, grazie. Grazie che ci avete seguito numerosi, ricordate le nostre pagine anche, grande musica sempre, anche la mia pagina Paolo Mangone, Facebook e YouTube, faccio pubblicità, ne approfitto. Seguite sì, perché sì. Io faccio solamente musica e basta. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Allora, ciao amici. Allora, volevo elencarvi le serate che ci sono a maggio, oltre questa qua di stasera che abbiamo appena ascoltato, seguito. Abbiamo il 14 maggio, venerdì, Giorgio Carraro, che verrà accompagnato da Paolo Mangone, poi il 20 da Francoforte, Germania, Domenico Straface che verrà accompagnato da Simona Longhi, però ci saranno anche tutti gli altri coordinatori presenti. Poi abbiamo Nora Grand il 21 maggio, giorno del mio compleanno, 21 maggio, quindi vi raccomando, anche gli auguri. Ma accompagnata da Max Gillo, Nora Grand. Poi il 24 maggio da Salerno, Luciano Viscido, accompagnato da Max Gillo e probabilmente ci sarà anche il maestro Paolo Mangone. Il 26 da Mantova abbiamo Luna, accompagnata dalla coordinatrice Simona Longhi. Il 28 Sofia Mangone, cioè, o meglio, Sofia è l'artista accompagnata da Paolo Mangone. Ho letto la riga, quindi mi sono un attimino. Poi, a grande sorpresa, il 31 maggio, che stanotte non dormivo, ho detto voglio una serata anni 60, 70, 80 e 90,
fatta e cantata dai coordinatori, quindi esploderà tutto il 31 maggio. Chiudiamo la nostra, il nostro mese alla grande. Poi da giugno ci saranno altre novità. Signori, grazie di tutto, vi auguro una buona serata. Mi dispiace chiudere con tante persone in diretta, però è giusto così, purtroppo. Io non posso ancora cantare, non sono ancora pronto. Ci siamo, mancano pochi giorni e così potete anche ascoltare me. Grazie di tutto e buonanotte.